di tutto restano tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro. Per che cosa dovrebbe battersi? Per tutto. Per la vita stessa, non le basta forse? Per viverla, soffrirla, goderla. Per che cosa battersi? La vita è una bella, magnifica cosa, anche per una medusa. Il guaio è che lei non vuole battersi. Lei si è arresa, non fa che adagiarsi sui malanni e sulla morte. Ma c'è una cosa altrettanto inevitabile quanto la morte, ed è la vita. Viva, viva, viva! Pensi alla forza che è nell'universo, che fa muovere la terra e crescere gli alberi. E c'è la stessa forza dentro di lei, purché solo abbia il coraggio e la volontà di usarla.